Buongiorno, oggi vi spiegherò come si esegue una visita ginecologica. La prima cosa che dobbiamo pensare è che quando andiamo dal ginecologo viene raccolta l'anamnesi. Che cos'è l'anamnesi? Vengono fatte delle domande sul nostro stato di salute. In realtà l'anamnesi si divide in tre parti. Ah, c'è l'anamnesi fisiologica, l'anamnesi patologica prossima e l'anamnesi patologica remota. L'anamnesi fisiologica consiste nelle domande che vengono fatte alle persone per capire quali sono le caratteristiche del loro ciclo mestruale, per esempio, in un'anamnesi fisiologica ginecologica, per cui viene chiesta la data della prima mestruazione o l'età in cui si è avuto il primo ciclo mestruale, che si chiama menarca. E poi le caratteristiche dei cicli mestruali. Le caratteristiche si dividono in frequenza, quindi ogni quanto abbiamo le mestruazioni, in durata delle mestruazioni, quanto tempo durano, la qualità del flusso, che può essere scarso, normale, abbondante, ma anche se abbiamo dismenorrea, quindi dolore mestruale. Dopodiché si chiede alla paziente le caratteristiche dei rapporti, se ha per esempio dolore durante i rapporti sessuali, ma anche la frequenza dei rapporti settimanali, che è importante soprattutto quando noi dobbiamo indagare la motivazione di una presunta infertilità o sterilità. A quel punto si chiede quante gravidanze hanno avuto, se si è avute gravidanze, se abbiamo avuto degli aborti o che tipo di anamnesi gravidica abbiamo. A questo si aggiungono le notizie sullo stato di salute dei nostri familiari e di eventuali interventi pregressi o malattie pregresse o malattie che abbiamo. Se per esempio abbiamo una malattia autoimmunitaria, che può essere un lupus, una rettocolite ulcerosa, una tiroidite o un diabete, o se abbiamo appunto tra i familiari qualcuno con questo tipo di problematiche. Ma vediamo fisicamente come si fa la visita ginecologica. Questo è un lettino ginecologico tipo. Questi si chiamano cosciali e qui possono essere inseriti i piedi o l'incavo della coscia, del ginocchio, a seconda della preferenza del ginecologo. Quasi tutti i ginecologi poi hanno a disposizione un ecografo. Questo è un classico ecografo che ha la sonda vaginale e la sonda convex che serve invece per controllare l'accrescimento del bambino nella donna in gravidanza o per fare l'ecografia suprapubica nelle donne che non hanno avuto rapporti. Ma adesso facciamo insieme la visita ginecologica. Regola numero 1. Ovviamente la paziente deve spogliarsi, quindi procediamo. Ma ci avete creduto? Eh? No, si tolgono pantaloni e mutandine, anzi, riagganciamo il pantalone. Pantalone e slip. Il consiglio, la paziente deve sedersi in punta al lettino, proprio per avere meno fastidio. Dopodiché dobbiamo distenderci e posizionare i piedi sui cosciali, cercando di stare il più comode possibile. In alternativa possiamo mettere l'incavo delle cosce. Il ginecologo adesso incomincerà la visita ginecologica. La prima cosa che il ginecologo fa in una paziente che già ha avuto rapporti è guardare il collo dell'utero con questo strumento che si chiama speculum. Ne esistono di diversi modelli, ne vedete uno a vite e uno a perno e di diverse dimensioni. Qui ne vedete uno piccolo e uno medio, a seconda delle dimensioni della vagina e della paziente. Nella donna che è in menopausa o magari non ha avuto parti vaginali o nella ragazzina alle prime visite ginecologiche, generalmente si utilizza lo speculum piccolo. Negli altri casi, generalmente il medio è quello che viene più utilizzato. Lo speculum come si utilizza? Questa è un utero con una vagina virtuale. Posizioniamo lo speculum all'interno della vagina, lo speculum poi viene aperto e ci permette di visualizzare in fondo il collo dell'utero. Ok? Lo vedete? Finita la visualizzazione del collo dell'utero, si procede con la visita bimanuale. Viene inserito un dito in vagina e l'altro dito viene posizionato sull'addome della paziente per
sentire l'utero e le ovaie. Ovviamente la visita viene sempre fatta munito di guanto monouso che viene utilizzato anche per eseguire l'ecografia. Vediamo come si esegue un'ecografia ginecologica. Si posiziona il gel sulla sonda vaginale, viene incappucciata la sonda vaginale o con un coprisonda o con un guanto monouso. Lo stesso un pochino di gel può essere inserito sulla sonda, sull'apice della sonda coperta dal guanto, ma non è a questo punto necessario, e la sonda viene inserita profondamente in vagina. Girando la sonda e ruotandola abbiamo la possibilità di vedere l'utero e le ovaie ecograficamente. Adesso vediamo insieme invece come si preleva il pap test. Durante la visita ginecologica il pap test può essere prelevato o anche no. Ci sono due tipi di pap test che possiamo fare. Il pap test su striscio e quindi sul vetrino, il pap test in fase liquida. Vediamo la differenza fra i due e le due modalità di prelievo. Viene inserito sempre lo speculum profondamente in vagina. Guardiamo il collo dell'utero. Prendiamo la spatola di aire e prendiamo del materiale sul collo dell'utero. Con il citobrush entriamo invece nella cervice e prendiamo il materiale. Spatola di aire e citobrush devono essere poi strisciati sul vetrino e fissati con un fissatore. A quel punto poi il vetrino viene mandato in laboratorio. L'alternativa è invece utilizzare la fase liquida. In questo caso noi utilizziamo uno strumento diverso che vedete sostituisce il citobrush e la spatola di aire. Si posiziona sempre lo speculum, mettiamo in evidenza il collo dell'utero e con questo nuovo attrezzino entriamo nel collo, lo strusciamo bene bene, dopodiché si apre il barattolino, viene stemperato nel liquido il nostro applicatore e poi si stacca questa parte bianca che si lascia immersa nel barattolo. Il barattolo va poi chiuso e mandato in laboratorio.